Buonasera amiche ed amici e bentornati a Fumettocrazia, un podcast che, come sentite, ha leggermente ritrovato la voce ed è qui tornato ancora con voi per l'episodio 164 e per l'inizio di un nuovo viaggio insieme a voi in un nuovo bellissimi, questa volta ovviamente in casa di sì, per portare avanti la cara vecchia par condicio a cui questo podcast deve tanto. Come sempre Giorgio Ciagioli, cioè il sottoscritto, non è solo, ma anzi è ben accompagnato stasera, a partire ovviamente al solito ottimo e buon filo torta. Come andiamo? Ci siamo sentiti tipo l'altro giorno, spero ancora bene. Sì, bene. Quello che ho letto oggi mi è piaciuto, per cui sono buon punto. Tipo in pace, come il meme quello nella pozzetta, come era in pace nelle cose mie, boh, non lo so, non me le ricordo, ma cavolate a parte, è con noi anche stasera l'avvocato Negri. Buonasera, bentornato, più pronto che mai, mi verrebbe da dire. Pare che questa nuova strumentazione finalmente risolve i problemi di audio, quindi la mia puntata si può considerare esaurita. Cioè, ho fatto quello che dovevo fare per questa serata, si sente, quindi verrò alla prossima. No, sono contento di essere qui, anche perché finalmente ammortizzo questo investimento così corposo che ho dovuto devolvere a Bezos, come sempre, che ci governa le nostre esistenze. Sempre lui, sempre lui. E con noi non c'è il direttore Crico, che in questo momento è impegnato e che salutiamo ovviamente caramente, ma c'è nostro, a questo punto, ospite preferito, e anche non solo da ora, cioè il buon Giova, che torna a noi, o The Giova con la D muta, dicevamo, come lo vogliamo dire. A me fa ho sbagliato, ho fatto veramente stupido, non so usare Discord. Sì, si può dire come si vuole, sono qua perché per una volta finalmente sono in una serie in cui ho letto tutti i numeri proprio usciti dal primo all'ultimo, quindi finalmente posso essere estremamente pedante, quindi sono molto contento di questa cosa. Ma io mi ricordavo che la situazione era molto vicina anche con la Legione, che era l'ultima volta che ti avevamo avuto ospite, però... Lì mi mancavano 30 numeri, cioè sono tanti, qua proprio tutti. Infatti, guarda, quasi quasi cancello l'episodio, ora dico, tipo, non vale direttamente. No, cavolate a parte, come dicevo, siamo qui per iniziare, come detto anche prima, un nuovo viaggio insieme a voi all'interno di questo nuovo trittico di puntate dedicato a un nuovo bellissimi, casa di sì questa volta, e dato che DC in questo momento è già da un po' continua a non pubblicare fumetti della Justice League... Ecco che allora che facciamo? Torniamo indietro nel tempo con la nostra bella macchinina del tempo, sempre guidata dal mitico maestro Laurenti, e torniamo nei fantastici anni 90 per andare a leggere JLA di Morrison, Porter e si può dire anche Dell, vero e proprio terzo moschettiere, diciamo, alle redini di questa gestione, una lunga gestione ovviamente dell'autore scozzese, soprattutto, che, apro e chiudo parentesi, Grant Morrison a partire dal 2020 ha espresso la volontà di essere identificato in inglese con they e them come pronome. Ho fatto delle ricerche e se qualcuno all'ascolto vuole contraddirmi, per favore lo faccia, perché non sono riuscito a trovare altro. In italiano non c'è ancora, diciamo, una denominazione precisa per tradurre, diciamo, l'utilizzo del they e them singolare in italiano, quindi diciamo che andremo un po' a braccio, però perdonate, e davvero se qualcuno è più esperto di noi in materia, per favore scrivetemi, perché è una cosa giustamente molto importante. Detta questa piccola parentesi che mi premeva comunque fare, dicevo, JLA, un fumetto, una gestione che è nettamente diversa rispetto all'ultimo bellissimi che abbiamo fatto, Daredevil di Bendis e Maliev, e di questo ne parleremo più avanti, ma che è la mia scelta questa volta e che è una delle run preferite di quello che comunque è il mio autore preferito, e che soprattutto mi interessava fare proprio per la contrapposizione con quanto fatto ultimamente, e soprattutto devo dire perché è anche una tra le tante opere, appunto, dell'autore scozzese con cui sono entrato, diciamo, in contatto e con cui ho approfondito la conoscenza solo negli ultimi anni, e che devo dire forse proprio per questo ho apprezzato ancora di più rispetto a quanto avrei fatto inizialmente. Su cosa si tratti, su cosa ci ha portato questa JLA,
ovviamente tra poco ne parleremo, ma prima vorrei fare un tour, diciamo, tra i miei co-host, soprattutto dedicato appunto a Morrison, un autore ovviamente molto divisivo, inutile negarlo, e questo, e per questo quindi, partendo da Ale, magari vorrei sapere quali sono stati i primi incontri, se un fan o se è uno di quelli che pensa che sia alla fine un sacco di casini e discorsi a vanvara con le tutine. Allora, io dico che sono entrato in contatto con Morrison, se non sbaglio, quando in gioventù mi cercai di arrambiccarmi per provare tutte le cose migliori scritte su Batman fino ad allora, e quindi recuperai Arkham Asylum, che è stato il suo primo lavoro su Batman ed è sempre citato in tutte le liste che dicono le migliori storie, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente dovrebbe essere quella. E la ricordo quella sì come un'esperienza turbante, perché avevo questa edizione gigante. Io ero piuttosto ragazzino ai tempi, adesso non so dire quanto, ma molto ragazzino, e feci una certa fatica a leggerlo perché mi terrorizzava. È un'opera che poi ho riletto 5.000 volte, che mi piace tantissimo, forse tuttora la mia preferita di Morrison, ma che mi mette una certa angoscia, una certa ansia, e che trovo comunque sempre meravigliosa. Da lì poi ovviamente ho letto Batman di Morrison, visto che poi era un po' conseguenziale al momento nel quale io seguivo Batman, quindi era anche piuttosto facile starci dietro. E poi, beh, Superman ovviamente, lo sta Superman, un po' di X-Men sicuramente. Questa però non l'avevo letta, e quindi da qui c'è un interesse specifico nel farlo, anche perché è bello anche che ci sia qualcuno che appunto come te accompagna nella lettura, invece è più novizio. Tu dici sono fan o sono uno di quelli che pensa che sia un po', come dicevi tu, ridondante contenuto? No, beh, allora sono fan perché secondo me appunto le cose che ho apprezzato le apprezzo da morire, che siano Star Superman, Arkham Asylum, ma la stessa run di Batman, alcune cose le apprezzo di più, alcune di meno, ma ovviamente, ma rimane una pietra miliare. Tu hai già aperto all'obiezione che ti fai da solo, sapendo che tu poi la supererai, del fatto che si possa dire da parte del detrattore medio che a volte c'è un po' di, da una parte, autocompiacimento, come sempre di uno che sa di essere molto bravo, ma questo abbiamo detto anche in una delle puntate di Bendis e Malif, è anche normale, ci sono i mitomani con 50 follower, figuriamoci i mitomani con gente che ha successo di questo tipo, ed è normale che sia così. Dall'altra parte è vero, a volte, questo sì, ed è un punto sul quale vorrei poi sentire la vostra opinione, a me è sembrato in alcune letture fatte su Morrison, ma non solo, su anche alcuni autori successivi che si ispirano poi a lui, che questo suo enorme capacità di piazzare rimandi, di essere molto pianificatore, di essere molto a volte anche cervellotico ed elaborato, a volte andasse un po' di scapito del comparto emotivo. Non sempre però, per esempio, perché All-Star Superman, per esempio, è una storia anche molto emotiva. Quindi secondo me non è per forza così, però c'è quell'obiezione lì che aleggia. Secondo me è un'obiezione superabile del tutto, perché è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo rispetto a un autore che ha innumerevoli punti positivi da svariati punti di vista, dalla riscoperta del passato, alla capacità di inserire temi nuovi, ai piani di lettura, insomma tantissime cose che funzionano. Se si dovesse pensare a una possibile obiezione, certamente quella, però so che tu sarai capace in queste puntate di superarla abilmente. Ora vediamo, ora non voglio prendermi già, come dire, mettiamo intanto un po' le mani avanti e vedremo, perché sarà anche interessante discuterne ovviamente assieme. Filo, da Marvel Man, un nostro uomo Marvel, X-Men, primo incontro? Credo di sì, sicuramente. Intanto diciamo che io sono abbastanza lacking in Morrison, non ho letto tanto di lui. Ma noi ti vogliamo bene lo stesso, Filo. Esatto, no, sai che forse prima di New X-Men, vabbè, credo anch'io Arkham Asylum, e poi forse mi sono letto We3 prima di X-Men, per cui subito le scelte più alternative possibili, dove ci sono gli animaletti io vado subito. Sì, sì. Quindi dici che il fatto che tipo ogni volta che ci sentiamo ti dico di iniziare a leggere Batman di Morrison non sta avendo effetto, dici che dovrei smetterla dopo 3 anni? No, dovresti continuare, ma come ben sai ho tante cose che si accumulano sempre di più, fra un po' sarò costretto a dormire per terra perché anche il letto sarà occupato dai libri a quel punto. che immagine bellissima. Va bene, Giova, su di te sono un po' più curioso su primo incontro, e a questo punto ti chiedo già, tanto per partire, opera preferita, o comunque cos'è che davvero per te spicca in mezzo a tutta la
la produzione appunto dell'autore di Glasgow. E allora, io ho iniziato a leggere le opere di Morrison con Animal Man, però in una maniera molto buffa, perché il negozio di fumetti che frequentavo quando ero ragazzetto, avevo 14 anni, avevo appena iniziato a leggere fumetti di supereroi, mi vendette il primo e il secondo, che però nell'edizione Magic Press dell'epoca non avevano il numerino, quindi io, prendendoli mentre andavo a fare una riunione degli scout, iniziai a leggere dal secondo. E tutti mi dicevano, ah guarda, Morrison è proprio difficile, è complesso. E dicevo, ah sì sì, è vero, effettivamente è difficile, non capisco un cazzo. E poi fondamentalmente stavo leggendo dal 2. E niente, Animal Man è il fumetto che mi ha fatto diventare uomo, e poi ho iniziato a diventare un morrisoniano di ferro, quindi ho iniziato a recuperare tutto quello che c'era da recuperare. Ho letto un sacco della sua roba UK, ho letto quello che probabilmente è il mio fumetto preferito, ma proprio di sempre in assoluto, che è Flex Mentallo, che secondo me è il fumetto perfetto perché ha un difetto che lo rende perfetto. E però negli anni devo dire che sono un po' più ammorbidito, un po' forse per la questione di uccidere i propri idoli, perché da ragazzetto veramente lo scriveva Morrison, lo dovevo leggere. Negli anni, più che la sua capacità di fare rimandi, a me secca quella sua capacità di persona che è intelligente ma te lo vuol far pesare. Ci sono dei pezzi in alcune sue opere, mi viene in mente la Doom Patrol, che comunque è bellissima, che sono letteralmente dei guarda quante cose so e devo farti vedere che conosco tante cose astruse per farti vedere che questo è un fumetto intelligente, quando ha tantissimi altri modi per farlo e l'ha dimostrato più volte. C'è una vignetta di Animal Man che è Hawkman che guarda una bomba, e quella è probabilmente una delle cose che più mi è rimasta nella testa di sempre in assoluto. Quindi altissima opinione, probabilmente uno degli autori più capaci e che più respira proprio il medium, però ammetto che ogni tanto faccio fatica, non per la difficoltà ma per appunto questo mettere un po' il piedino e dirti, hai visto? Sì, ho visto. Anch'io ho letto dei libri senza le figure. Però la cosa bella, tra l'altro, è che questa è la stessa cosa che Morrison ha sempre detto di Watchmen, cioè che è una delle citazioni più famose, che dice sostanzialmente Watchmen sarebbe un fumetto ancora più bello se Moore non passasse ogni pagina a cercare di farti capire quanto è intelligente. E fa ridere, secondo me... Poi vabbè, in queste tre puntate, anche tra rapporto tra i due, sicuramente centreremo, perché la stessa JLA, la stessa run che andremo a leggere, è strettamente connessa, diciamo, è una reazione proprio a Watchmen, e di questo ne riparleremo. Appunto, dicevo, è interessante vedere come questa, che è la critica che lui ha fatto al suo maestro, noi facciamo anche a lui, e che in parte mi sento di anche di sottoscrivere. Prima di partire, potrei dire, ho già detto perché JLA è stata la seconda scelta di questa nuova gestione, di questa nuova run, diciamo, dei bellissimi che stiamo portando avanti in questo anno nuovo. Di nuovo, per chi magari si è persa la parte su Daredevil, ricordatevi che ora seguirà una serie di tre episodi nei quali andremo suddividendo appunto la run in tre semplici parti, a leggerla insieme a voi come d'accompagnamento, quindi non facendo spoiler sui numeri successivi, ma appunto limitandoci a parlare dei temi e delle cose più interessanti che abbiamo trovato in questa prima fase. In questa prima fase, che coprirà i numeri dall'1 al 9 appunto di JLA, usciti appunto negli anni 90, e in più Secret Origins, appunto, che è uno speciale sempre scritto da Morrison, che fa a fare un po' da preludio, diciamo, proprio all'inizio della run. La run è importantissima perché segna un punto di rottura, soprattutto all'interno appunto della gestione della Justice League, quindi del gruppo più importante ovviamente di casa DC, che dopo i fasti grandiosi della run gestita da Giffen e De Matteis era arrivata a... si era trascinata sempre più verso il finire verso la metà degli anni 90, ed aveva perso quel fantastico insieme di comicità e di personaggi improbabili che si trovava appunto nella famosa Justice League International, e allo stesso tempo non aveva più nemmeno i punti di forza, ovviamente i Magnifici 7, che qualcuno ha cercato anche di portare al cinema, e appunto si trovava in un limbo
quindi in una situazione di vendite scarse, di scarso interesse per il gruppo e in generale, diciamo, di una serie che proseguiva giusto sull'idea che la Justice League, una testata Justice League, doveva per forza esserci, e pensare appunto che ora sono un anno e non so quanto che invece non esce neanche più un numero. Cosa succede quindi? Sostanzialmente viene incaricato Grant Morrison, che precedentemente non aveva ancora scritto continuativamente una serie, diciamo, di personaggi principali, ma appunto per DC e la sotto etichetta Vertigo aveva scritto Animal Man, aveva già portato avanti la propria Doom Patrol, aveva già avuto occasione appunto di scrivere Batman sia sul fantastico Arkham Asylum, ma allo stesso tempo anche nell'altrettanto clamoroso, che è secondo me una delle vere gemme nascoste, non, diciamo nascoste nella sua produzione, cioè quel Batman Gothic contenuto all'interno di Legends of the Dark Knight. Appunto, a gennaio 1997 sostanzialmente viene rilanciata da JLA ed è sostanzialmente un punto di partenza, una rottura totale con quanto avevamo visto prima. E il punto di rottura si vede già semplicemente dalla cover. La cover è realizzata sempre da John Dell, e che fa le chine, e Howard Porter alle matite, ed è quella che trovate, famosissima, che trovate anche nella copertina di questo episodio, appunto, e che pone già con una semplice immagine uno statement fortissimo. Non siamo più nella Justice League International in cui eravamo noi a vedere dall'alto i protagonisti che appunto ci guardavano dal basso, ma l'inquadratura è totalmente ribaltata. Noi siamo più in basso e i sette sono sopra di noi. C'è Superman in primo piano, Batman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e ovviamente Martian Manhunter. E già qui è uno statement importantissimo di ribaltamento della concezione di supereroi, che andava forte ovviamente in quella che lo stesso Morrison ha ridefinito Dark Age, cioè quel periodo che va appunto dalla pubblicazione famosa di Watchmen, Killing Joke e The Dark Knight Returns fino appunto alla metà degli anni 90. Quindi, e qui è la prima differenza che vediamo fortemente con anche il nostro precedente bellissimi, si passa da un manifesto di decostruzione dell'eroe, questa parola che abbiamo sentito più e più volte, che abbiamo visto ad esempio che Bendis e Maglieva hanno portato avanti su Daredevil, ma che ovviamente nasce appunto da e ha, diciamo, il suo apice appunto in Watchmen. Qui ci troviamo a una ricostruzione totale. Morrison eleva totalmente appunto i sette personaggi, i sette protagonisti, che diventano divinità, sostanzialmente divinità che camminano in mezzo a noi e che vanno a formare di fatto un nuovo Pantheon. E tutta questa rottura rispetto al passato la si vede anche in modo più pratico all'interno del numero 1, in cui, a parte che succedono già un'infinità di cose, e poi c'è, diciamo, anche gli ex protagonisti della Justice League International che vengono, mi verrebbe a dire, quasi sacrificati, Giova, sull'altare, diciamo, del nuovo corso, possiamo quasi dire. Sì, diciamo che dopo la Justice League di Giffen e De Matteis e amici, diciamo, che per anni aveva proprio non solo ridefinito come si facevano i supereroi, ma proprio come si facevano i supergruppi. Cioè, la grossa connessione, c'è forse più connessione fra Giffen e De Matteis e Bendis che fra Morrison e Bendis, perché se Brian Michael Bendis è riuscito a fare queste serie con questi dialoghi così veloci, così snappy, così taglienti, è proprio perché Giffen e De Matteis hanno camminato perché lui potesse correre. Dopo questo ciclo, vari autori sono successi, che non è proprio una parola corretta italiana, ma mi perdonerete, e sono arrivate queste appunto tre leghe della giustizia. C'era Extreme Justice, che era la versione anni 90 e bella tosta, c'era Justice League of America, che c'era Wonder Woman e Supereroi Minimori, e c'era appunto l'International. La cosa che fa ridere, e che forse una sovralettura ma non è fatta a caso, è che
fra i membri della Justice League International c'è Metamorfo, che è un personaggio che muore, oltretutto in questa vignetta che a me fa piangere perché l'ultima parola è per sua moglie. Il primo personaggio che muore è il primo personaggio della storia che ha detto di no a entrare nella Justice League. Considerando quante cose Morrison cita e riprende, perché te dici giustamente Morrison riapre la Justice League, ma la riapre da una porta sul retro che dà fortissimamente sugli anni 60. Cioè c'è una serie di rimandi di cui poi parleremo, che però pur mettendo questa lega negli anni perfettamente 90, in questa, come dicevi te, ricostruzione, rievoluzione, ma proprio i piedi piantatissimi in quello che è il tessuto più vivo, più fervido di quello che è stata la Lega della Giustizia da il primo numero in cui appare, che è un The Brave and the Bold. Quindi sì, diciamo che c'è, addirittura nel chiudere c'è anche una citazione, quindi già difficile. E invece alle filo questo stacco profondo appunto rispetto alle ultime cose che avevamo letto insieme ovviamente ai nostri ascoltatori, siamo passati da un ambiente super urban, super grounded a esplosioni in continuazione, invasioni che poi scopriamo essere invasioni di marziani a nuovi divinità. Com'è stato anche l'impatto soprattutto a leggere qualcosa magari Ale anche fuori un po' dalle tue corde forse? Sicuramente, ma qui mi interessa anche l'aspetto controintuitivo. Allora, rispetto sicuramente a Bendis, quello è palese, ma in realtà per certi versi è anche controintuitivo per una certa idea che si può avere di Morrison, nel senso che alcune delle opere che abbiamo citato prima, tra quelle più note o tra quelle che si hanno più in bocca quando si cita la persona di Morrison, si fa spesso riferimento alla sua analisi psicologica dei personaggi, e quindi ovviamente Arkham Asylum che si fonda su quello, ma anche la run di Batman penso in tanti punti, o Superman ovviamente. Qua invece si parte a cannone da un altro lato, giustamente tu dici si parte con tanto un sacco di eventi, esplosioni eccetera, ma si parte con le divinità che per definizione sono diverse dall'uomo e quindi già c'è un aspetto diverso perché il focus non è un umanesimo e con tutte le sue difficoltà, ma semmai la difficoltà è identificare un pantheon e trovare intanto delle minacce, dei pericoli che possano mettere in crisi un pantheon di divinità e poi dall'altro lato l'idea per cui abbiamo a che fare con divinità che devono relazionarsi tra loro, e poi ovviamente parleremo di come Batman, che è una divinità ovviamente sui generis per quello che è, si interfaccia con questi. Mi è venuto in mente un po' quando dicevi della ricostruzione, che giustamente facevi riferimento al periodo storico, qua siamo nel 97, quindi tutto sommato era passato un tempo breve dalla fine anni 80, 86, che l'hanno spartiacque e in poi, ma mi veniva in mente anche che quello è l'anno, se non sbaglio siamo proprio lì, adesso controllo esattamente, ma è 96, quindi siamo lì, di Kingdom Come di Wade e Ross, che è quindi di pochissimo prima, che anche questo ha a che fare con tutto il discorso che stavi mettendo sul tavolo, nel senso che anche in Kingdom Come c'è l'idea per cui si ricostruisce un certo pantheon con il sottotesto lì che i supereroi che sono arrivati, più moderni, sono supereroi che però si sono fatti la guerra e hanno fatto perdere la fiducia nella figura supereromistica. Ci sono svariati saggi su questo, per cui Wade forse voleva, chissà, anche pensare a quell'idea di quei supereroi turboviolenti, eccetera, eccetera, come anche quelli della Dark Age, che dicevi giustamente tu. Quindi lì Wade tenta di ricostruire in un certo modo. Qua Morrison lo fa ovviamente con delle sue diverse coordinate, però, e adesso sicuramente ne parleremo, l'arrivo dei famosi marziani che citavi si caratterizza per il fatto che questi in realtà all'inizio non arrivano come i marziani di Marvin il Marziano, della Warner Bros, di Looney Tunes, che arriva a conquistare, ma arrivano ponendosi come i nuovi eroi, anche questi, come gli eroi che soppianteranno quelli fallimentari precedenti e che riporteranno la pace, la speranza, carestie curate, siccità sistemata, eccetera, eccetera, utilizzando anche i media, ovviamente, e così via. Quindi ho trovato delle analogie su questo punto, autori ovviamente molto diversi, ma forse proprio quegli anni, gli anni fine 90, vanno in due direzioni a questo punto, cioè abbiamo chi segue la scia di fine anni 80 mettendoci del nuovo, mettendoci per esempio secondo me il cinematografico in più ancora, che già era embrionalmente per esempio in Miller ma anche un po' in Moore e poi arriva anche dopo, soprattutto in Miller direi, ma poi arriva ai fine anni 90 ancora di più. E dall'altra però c'è questa invece
specie di, non direi ritorno alla tradizione, perché forse così è anche un po' banalizzarlo, è un po' un tentativo di sintesi hegeliano, cioè si torna a quello che era prima, ma consci di quello che è successo in mezzo, e questo sicuramente è molto interessante. Filo, rispetto soprattutto a quello che leggiamo ogni, diciamo, con la settimana, quindi con le cose più recenti, quanto sembrano solo, tra virgolette, 28 anni da quando, 27-28 anni, o ti sembra passata un'era geologica più, ancora più grande? Che sensazione hai avuto? Dal punto di vista, diciamo, il maggiore stacco l'ho trovato dal punto di vista grafico. Un po' perché il Porter pre-cambio stile, poi parleremo anche di quello, è tanto dell'epoca, un po' perché Morrison non si tira indietro dall'utilizzare i design dell'epoca, e quindi passiamo da Superman con mallet a Superman blu, entrambe delle cose che, riguardandoli, dici che grandi idee abbiamo avuto. Rimangiati quello che hai detto su Superman blu. Pazzesco, dai, se non fosse successo poi anche al figlio sarebbe stato, comunque vabbè. Vabbè, il figlio, ma ce lo siamo già dimenticato. No, dal punto di vista della scrittura, in realtà non è poi così lontano, soprattutto da certe cose che appunto cercano di richiamare all'epoca. Lo stesso World Finest, per quanto poi sia più comico volutamente, ha comunque qualcosa in comune con questa JLA, piuttosto che altri approcci. Comunque la scrittura del supergruppo fatta in questo modo, con gli eroi che si separano e poi si ritrovano, eccetera, la possiamo trovare anche negli Avengers di McKay, tanto per dire, che in principio non sono poi così diversi, e si vede che comunque è stato un modo di scrivere appunto gli eroi assieme, che si è ritrovato, e più appunto la suddivisione delle tavole, i costumi, i look dei villain, che sono più lontani dal fumetto contemporaneo. Sì, un'altra cosa interessante secondo me, rispetto anche per collegarmi a quello che dicevi sui gruppi magari più recenti che vediamo, o comunque una visione più da anni 10-20, soprattutto del ruolo del supereroe, è quanto, secondo me, come dicevamo anche prima, quanto Morrison cerca allo stesso tempo di staccare i personaggi dal resto dell'umanità, come abbiamo detto, creando questo Pantheon, elevandoli, Pantheon non usato a caso, sostanzialmente il Monte Olimpo in questo caso diventa la Watchtower direttamente sulla Luna, da cui appunto la Justice League veglia su tutto il pianeta. Ma c'è una parte importante, secondo me, che è un po', anche qui riutilizzo lo stesso termine perché secondo me rende abbastanza bene l'idea, uno statement di quello che è solo questo inizio di run di JLA, ma un po' di tutto quello che sarà il percorso appunto di Morrison, sia su appunto su questa testata, ma che si ritroverà anche in tutte le interpretazioni di tutti gli altri personaggi che ha curato singolarmente. Ed è il passaggio sostanzialmente che chiude i primi quattro numeri, e che dopo l'aver sconfitto questi marziani, che come diceva giustamente Ale, vengono e si diciamo pongono al resto dell'umanità come veri e propri salvatori, come dei supereroi che saranno in grado di risolvere i problemi reali, quindi della desertificazione, del una casa per tutti, cioè ovviamente quasi, non lo so, modello discesa in campo 1994, forse Morrison si è ispirato a quello, però vabbè, lasciamo stare. Esattamente. Però questo è un passaggio che sottolinea anche Luigi Siviero, e mi piace citarlo, che è l'autore di due dei libri che avevo già letto e ho riletto anche per prepararmi, che sono Dopo il crepuscolo dei supereroi, ed è dedicato espressamente a Grant Morrison, alla Moore e la British Invasion, e poi il saggio su Grant Morrison, vita e opera, trovate poi il link in un episodio. Questo è un modo anche per, come dicevo, in cui
Diana dice: ma dove allora finisce la tra virgolette giurisdizione della Justice League? Cosa serviamo se non interveniamo direttamente nella vita delle persone? Dove finisce il nostro campo? Fino a che non diventa, fino a quando non può rischiare di diventare un predominio sul resto della razza umana? E sostanzialmente Superman dice: noi siamo qui per fare in modo che l'umanità, quando cade, siamo pronti a rialzarla, non per assoggettarla o per portarla avanti e obbligarla tipo a seguire le nostre indicazioni. Quindi anche questa è una risposta appunto di come si può calare i supereroi in un mondo reale che ha problemi reali, senza però cadere nella tentazione di farli diventare interventisti o chissà come dire veri e propri despoti. E quindi allo stesso tempo è in grado di secondo me di darci sia quel sense of wonder di queste avventure fantastiche sopra le righe in cui le esplosioni sono a ogni tre vignette, si scontrano contro esseri superpotenti, l'azione è frenetica, e allo stesso tempo riesce, e su questo vorrei sentire anche voi se è stata solo la mia impressione, a dargli un senso comunque di mi verrebbe da dire grounded, quindi comunque di qualcosa che comunque sia attaccato al resto del mondo, non sia completamente slegato come la cover iniziale e altre cose farebbero sembrare. Giova? Ma allora, diciamo che fondamentalmente, appunto, l'abbiamo detto più volte, l'idea di base di questa Justice League è proprio un ritorno ai fasti di quella che era l'idea iniziale, cioè i nostri eroi più famosi che combattono assieme e fanno delle cose molto fiche che normalmente dei supereroi da soli non potrebbero fare. C'è tanto ovviamente di Gardner Fox, che è l'ideatore non solo della Justice League ma anche della Justice Society of America, che è il primo supergruppo della Terra. Quindi quando vediamo i supereroi che si dividono in gruppetti e vanno a fare le cose, è perché Gardner Fox li scriveva così, e quindi ha un po' creato il pattern per la quale è anche poi più semplice seguirli. Ovviamente sono 400 persone che girano, se ne vedo due a due anche io lettore sono meno confuso e mi faccio anche meno domande. Quello che c'è di Morrison è che punta tanto appunto sul bombastico, sul grande, sulla scala, e poi ha dei piccoli momenti che sono sì basati sull'umano, ma ogni tanto sono un po', diciamo, che chiudi gli occhi e li perdi, perché sebbene siano molto importanti, ad esempio alla fine del ciclo dell'Hyperclan, quando c'è tutta la Terra che capisce che i marziani hanno un punto debole principalmente stupido, e quindi gli dicono: guardate, sapete che potete difendervi anche voi da questa mossa, questa invasione, oltretutto diciamo gli alieni che hanno un punto debole stupido richiamano Starro, il primo nemico della Justice League, che era una stella marina gigante che veniva sconfitta dalla calce viva. Qui i marziani vengono sconfitti dal fuoco. E tutta questa cosa di il popolo che prende e fa luce, diciamo, nel buio, è sicuramente quell'idea che Morrison vuole lasciare, che fondamentalmente il mondo è più positivo di quello che pensiamo, e ce lo mostra attraverso la gente. Cioè, in questi primi numeri, la gente che fa le cose è fondamentalmente buona. Cioè, Morrison ti dice, alla fine della fiera, se c'è da una roba che ci distrugge tutti, noi ci uniamo e facciamo fronte comune, che è molto positivo, forse anche un po' strano, considerando che abbiamo visto che non sempre le cose catastrofiche ci portano tutti assieme. Quindi diciamo che sì, più che grounded, secondo me c'è più una visione, diciamo, uplifting, se vogliamo continuare a restare con temi, con terminologie inglesi. Perché appunto più che quello vuole dire: se ti impegni farai meglio, piuttosto che appunto far vedere, piuttosto che disgiuntivo non si può usare, rispetto a far vedere, non lo so, il capitano Stacy dell'Uomo Ragno che salva il bambino mentre cade qualcosa. Sì. No, no, è il concetto che volevo portare avanti l'espresso meglio te, cioè comunque c'è un... non viene tolta l'importanza, tra virgolette, del pianeta e dell'umanità solo perché ci sono divinità che vi camminano
e vi volano, anzi, per dire la verità, nel mezzo. E questo secondo me è un po' è un sottotesto che poi, vabbè, rivedremo anche più avanti. Sull'Hyperclan è ovviamente, diciamo, una struttura tra virgolette classica, nel senso che vediamo comunque questo team di, come dicevamo, di eroi che sembrano positivi, che in realtà sono malvagi, c'è una controparte sostanzialmente per ognuno dei nostri grandi eroi, e però in questi quattro numeri si iniziano, secondo me, a vedere già le basi anche di quelli che sono i temi che portano avanti i vari personaggi. Ovviamente c'è il ruolo un po' da eroe riluttante di Aquaman, c'è comunque il carisma e la leadership di Superman, c'è Wonder Woman con la sua risolutezza che verrà portata avanti più avanti, c'è questo rapporto strano tra Wally e Kyle che sarà uno dei temi più interessanti secondo me nel proseguo e anche nel resto che abbiamo letto, e su questo vorrei sentirvi. C'è il ruolo fondamentale di Martian Manhunter, di John Jones, che ha, diciamo, a fare da collante a tutto il team, e però c'è anche un po' e per questo capirete anche perché comunque è stata una mia scelta, c'è un po' la nascita di quel Bat God, o diciamo Batman Super Saiyan, o Super Saiyan se preferite, che è un qualcosa che Morrison coltiverà e porterà avanti fino a compimento nella loro run ormai storica. In questi primi quattro numeri, ma anche, diciamo, allargandoci a questo che abbiamo visto, qual è il personaggio che Ale magari o ti ha sorpreso di più, magari che non ti aspettavi, o comunque che hai detto: oh sì, questa è proprio la versione che volevo leggere di Superman, di Batman, di quel che... No, allora, giustamente tu hai iniziato puntata dicendo che la copertina già coi sette che ci guardano dall'alto è indicativa, però è anche poi banale dirlo, è anche quali sono questi sette, perché non è che sempre sono stati questi sette quelli centrali per la Justice League, e hai fatto una panoramica un po' di tutti i ruoli che hanno, per esempio appunto il Lanterna Verde che dice come suonare coi Beatles, cioè c'è anche questa idea per cui è un po' come fosse il giovane sorpreso dal fatto di trovarsi in una situazione così grande in mezzo a queste divinità. Mi interessa quello che dicevi del Bat God, perché qui sì, ovvio che avendo letto la run di Morrison di Batman, uno potrebbe dire ci sono già gli embrioni o meno. E tu hai detto, con una citazione a questo punto, da appunto un fascino commovente alla nostra puntata del Super Saiyan. Però a me sembra, e questa è una cosa che mi ero segnato che volevo chiederti, quel Bat God di Morrison dopo, cioè nella run di Batman, sia Bat God perché è tanto potente ovviamente, ma anche perché ha un po' fare tutto, ha dei piani per tutto, ha la personalità di backup, cioè è capace di tutto. Qua invece è sì Bat God perché appartiene al mondo delle divinità, che è quello della Justice League, però è secondo me anche molto, e qui tantissimo lo si vede, questa cosa è una cosa che si ripete in tante analisi supereroistiche, però quello è tantissimo, per cui Superman è l'Achille di oggi e Batman è il Ulisse di oggi, cioè l'ingegno, cioè quello che si ingegna senza poteri per poter arrivare al livello degli altri. E questa cosa qua secondo me si vede tanto, per esempio quando dice che l'Hyperclan lo crede morto e questo gli dà un vantaggio di azione, c'è tutta una serie di elucubrazioni, di pianificazioni che lui fa, che lo rendono in questo scenario da una parte la appunto quota umana, però dall'altra è vero, quindi sì, un god, ma non un god nel senso di un dio vero, a mio parere. Cioè, mi sembra sì lui un po' il contatto con l'umanità, in un contesto dove, dicevi giustamente tu, c'è molta tradizione anche per come comincia proprio l'opera, che parte in medias res, cioè non c'è nessun preambolo. La seconda pagina già c'è la questione dell'arrivo degli invasori, quindi si parte senza... E tra l'altro la cosa interessante è che ogni capitolo si intitola come un vecchio film di fantascienza, quindi c'è ancora la citazione di questa tradizione che torna. Però quello che ti chiedo è proprio questo, cioè quando tu prima hai detto che c'è sempre un aggancio con l'umanità, a me sembra che per ora, io poi non, appunto non sono andato avanti nella lettura, tu hai detto vedrà fuori ancora avanti, io per ora sono qua alla puntata di oggi. Qua mi è molto sembrato che in questi primi quattro numeri, per esempio, nel grande conflitto tra questi eroi che non sono eroi e gli eroi veri, quelli del Pantheon, Batman rappresenti un po' l'aggancio con l'umanità
basica, anche se è assurdo dirlo per un multigazzilionario, però l'umanità che è puramente umanità, non tanto perché appunto sia quello che è l'uomo del popolo, cosa che non può essere per definizione, ma è quello che alla fine deve, rispetto a questi avversari, trovare un'elucubrazione diversa, elucubrare un piano diverso, e poi che ha questa particolarità che non è come gli altri, cioè non è come gli iper big, non è come Superman per capirci, però non è neanche come quelli che citavi giustamente, per esempio Kyle, che non sono come Superman per un fatto di, come dire, di status, cioè non lo sono perché sono dei novelli, questo è il caso, oppure sono stati supereroi sempre Aquaman un pochino di serie B rispetto al super big, Batman non è né di serie B né certo un novellino, quindi ha questa componente mischiata in sé che lo rende, secondo me, diverso un po' da tutti gli altri. Però forse parla anche il fatto che supereroi, sicuramente, di cui conosciamo, o almeno io conosco di più, di passato, presente e futuro, e quindi ci vedo più letture che magari quelle che leggo e che vedo, per esempio, per Martian Manhunter, del quale so le cose basilari, che sa chi ha letto l'essenza del personaggio. Nel senso, credo comunque che Batman venga presentato, e per quanto la sua umanità, nel senso di vero e proprio essere sostanzialmente un normale essere umano, possa dare un senso, diciamo, di vicinanza, però io l'ho comunque letto come già elevato a uno status più alto, che in realtà è solo l'Hyperclunk che non riesce sostanzialmente a riconoscerli, e che sostanzialmente perde per quello. Perché anche il rapporto che ha con gli altri, il fatto quando compare, ah no, io sono qui tipo da tot, non ti avevo sentito, sia con Superman. Un burrone qua. Assolutamente, assolutamente. Quanto sai anche trattenere il respiro? 3 minuti e 15 secondi, saresti sorpreso di sapere il perché. C'è tanti momenti in cui il modo anche in cui, come dicevo appunto, i Flash, Wally e Kyle si rapportano con lui, ne parlano quasi come di un essere appunto mitologico, un po' ovviamente un rompicoglioni, ci mancherebbe. Perché fa paura, lo dicono anche a un certo punto, che gli spaventa. Però ecco, secondo me quello che inizia ad essere un vero punto di contatto invece con l'umanità è l'arrivo di Freccia Verde, che ovviamente, date il tempo, non era Oliver Queen, che come avevamo letto era morto, ma lì sì, effettivamente, un po' per l'utilizzo delle frecce anche buffe, che magari appaiono totalmente fuori contesto all'interno della base sulla luna della Justice League. Lì sì, allora vedo più il punto di contatto e il modo con cui noi cerchiamo di entrare, il nostro punto di vista all'interno di questo Pantheon, di nuovo termine che di cui mi sentirete abusare, mi dispiace, però ecco, lì è come se Connor è sostanzialmente il nostro inviato dentro la torre, dentro la Watchtower. Sì, anche perché diciamo che siamo andati un po' avanti, c'è una saga successiva, abbiamo saltato poi una saga di mezzo, ma tanto i nostri lettori ci vorranno bene lo stesso, dove un super criminale che si chiama La Chiave mette sotto scacco la mente della Lega della Giustizia per aprire un portale verso, diciamo, l'onnipotenza, e in quel caso ai Magnifici 7 arriva un numero 8 che è Connor Hawke, il figlio di Oliver Queen, alias Freccia Verde. D'altronde Freccia Verde, primo supereroe a unirsi alla Justice League ufficiale dopo i fondatori. Connor Hawke non usava le frecce buffe, cioè noi abbiamo l'idea di Freccia Verde che ha la freccia col boomerang, la freccia con quella abbagliante, quella col gas e quella famosa col guantone da box. Connor Hawke nella sua serie regolare era uno fortissimo con le arti marziali, bravino con l'arco, che però menava a sangue la gente e l'arco lo usava meno. Il fatto che per risolvere la situazione debba usare le frecce truccate è proprio metterlo in difficoltà, proprio anche per lui. Quindi, come dici te giustamente, lui è l'emblema del tizio che è fuori posto, perché la sua serie era una cosa molto livello da strada, molto giustiziere semplice, e qua si ritrova a combattere uno che vuole diventare onnipotente. E poi c'è quella frase bellissima che ovviamente Oliver Queen è morto e c'è lui con questa freccia che ha un pirullo strano all'inizio, che dice: ah papà, prima o poi mi farai morire. E quindi mi ricorda molto Filo Torta che legge l'Uomo Ragno e dice: oh no, prima o poi.
questi mi uccideranno. Speravo che non avremmo pronunciato quelle infauste parole almeno in questa puntata. Invece, Filo, come l'hai presa? Sei ancora vivo? Sì. Cosa? Stai, io pensando sono Spider-Man, Zen. No? Zen, benissimo. No, anche te, Filo, personaggio magari sorpresa o comunque non atteso di questi primi numeri, o qualcosa che ti ha particolarmente colpito? Diciamo che nei primi numeri, proprio nella prima saga, alla fine i personaggi che contano sono Batman e Superman, e gli altri fanno una figuraccia dietro l'altra. C'è una scena in cui io, da fan di Flash, ero carichissimo: ah, Wally, adesso è un momento fighissimo, ero gasatissimo, e poi le prende il numero dopo, ho detto no, ma come? E quindi c'ero rimasto un po' male. Battute a parte, diciamo che appunto quello che ne emerge di più è Batman. Sono stato molto contento in realtà proprio da Connor e dalla sua gestione appunto nel numero con la chiave, e mi ha stupito, non per forza in negativo, ma come non mi aspettavo, diciamo, un po' il racconto ad esempio di Aquaman, che sostanzialmente ci viene descritto come uno che un burbero che sta lì contro voglia e che anche Morrison sembra usare un po' più perché passava di lì, almeno in questi primi numeri. Poi immagino che anche lui avrà un ruolo più importante, perché la cosa che è emersa è un po' anche la rotazione che è anche necessaria nel far emergere di volta in volta un eroe differente. L'altra cosa è stata un po' che mi ha lasciato un po' così nella gestione degli eroi, è stato un po' John, ovvero il nostro marziano, che nello scontro con gli altri marziani sostanzialmente sparisce, e la giustificazione secondo me è forse la cosa che funziona meno del primo arco. Mi è sembrato un po' sacrificato per far sì che, diciamo, l'inganno stesse in piedi il più lungo possibile. Diciamo, se ha fatto lavoro di sponda, diciamo così. Dicevamo che succedono tantissime cose, e un po' lo ha anche anticipato Giova, perché sostanzialmente in questi 9 più 1 numeri, quindi 10 che abbiamo letto, in realtà sono sostanzialmente i primi 4 numeri che compongono appunto la saga di Hyperclan. Poi un one shot su cui mi vorrei soffermare un attimo, e poi appunto quello dedicato alla chiave, ma prima ancora di esso un qualcosa di un pochino più alto, sempre per ricollegarci a Daredevil. Ma prima di arrivare lì volevo fermarmi un attimo proprio su quello che fosse sostanzialmente un one shot, e ora oggigiorno forse chiameremo addirittura filler, cioè questa storia singola nel numero 5, dedicato appunto alla donna del domani, che in realtà è un androide, come vediamo, costruita da Professor Ivo, che è lo storico creatore di Amazon, uno degli storici appunto villain della Justice League, e del dottor T.O. Morrow, che è tuttora uno dei miei nomi preferiti nella storia del fumetto, perché veramente hanno detto ah ok, è fatta. E D.O. Mani sarebbe, no? Terribile. Speravo non l'avrebbero tradotto. E questo è un numero in cui, secondo me, Morrison riesce a tirare fuori un po' quell'emotività che magari nei primi 4 numeri, che erano fondamentalmente di pura azione, appunto quell'emotività che era stata un po' messa da parte. Come lo avete trovato? Una cosa che è passata, che non ci avete fatto tanto caso, Filo, o ti è rimasto impresso questa donna del domani? Appunto, la storia intanto resta impressa, perché appunto è la prima apparizione di Superman Blue dal nulla, e uno già resta un po' scioccato. Devo dire che forse mi è rimasta meno impressa perché è una storia che è vero, sì, è toccante, però è un topos, cioè già visto quello appunto dell'androide in questo caso, ma potrebbe essere del mostro di Frankenstein, di un golem che diciamo acquisisce
l'umanità e poi si sacrifica proprio perché ha acquisito questa umanità e quindi eseguita in un numero solo, sì, funziona, ma appunto essendo un qualcosa di già visto è anche un po' sacrificato appunto all'interno della macronarrazione. Ci sono delle scene molto ben riuscite, ad esempio quella in cui quella della maschera, che quella vignetta con la maschera che quasi si scioglie dopo appunto dopo l'esplosione, e però forse anche la scelta subito dopo successiva di, no, di andare a appunto dai due scienziati pazzi rende il tutto un po' più non dico satirico, ma un po' meno epico e un po' più appunto di critica appunto a queste due figure, che toglie forse un pochino di pathos, anche se la battuta finale di Superman è un one-liner potentissimo che funziona molto bene. Allora faccio io il contraltare. Finalmente, come sai, Joe, la mia passione è arrivare ai bellissimi in cui ci si scanna. Non è mai successo per ora, ma ci prometto che ci proveremo in queste settimane. Per me è il numero più bello di quelli che abbiamo letto oggi, nel senso che è un numero intanto diverso dagli altri, come dicevi giustamente tu, nel senso che mette sul tavolo delle altre cose, l'emotività per esempio, ma in realtà mette secondo me sul tavolo tante cose di Morrison che si ritrovano qua e là anche dopo. Cioè è vero che c'è un topos letterario trito e ritrito, che non è solo il droide, ma è la donna creata dai cattivi per distinguere un gruppo di maschi. Questo è un topos letterario che mi riporta esempi altissimi, per esempio Puffetta, creata da Gargamella per distruggere i puffi e poi si unisce a loro, o più recentemente, come tutti abbiamo nel cuore, ovviamente C-18, che fa la fine meravigliosa che noi sappiamo e amiamo, imborghesendosi e mettendo su famiglia con il personaggio migliore dell'anime e del manga, ma scelta che abbiamo fatto tutti noi peraltro, in questo numero secondo me c'è esattamente quel topos letterario lì, trito e ritrito, è vero, però è scritto in poche pagine bene, nel senso che ha un'evoluzione credibile, anche se si capisce dove andrà a finire ovviamente, però che c'è qualche trovata carina anche, eccolo qui, chiave di lettura, cioè la storia è banalissima, però c'è quella cosina che scappa qua e là, per cui la parola che lei non sa dire è libertà e la sua scelta è il libero arbitrio, e quindi c'è in realtà un riferimento molto elevato, e quando lei spira insomma, un cyborg, dice parola assente da vocabolario, che è la stessa che qualche pagina prima si era evidenziata come quella che gli scienziati le avevano tolto, quindi c'è un riferimento a una questione molto elevata e molto complessa, che ovviamente in tre pagine non si può certamente teorizzare compiutamente, ma secondo me è carina come idea. E poi, vabbè, Filo lo diceva giustamente, anche graficamente è uno stacco, perché Superman Blu per me è bellissimo, rimane una cosa meravigliosa, che chiaramente non poteva durare, però a me piace moltissimo, Salata Marro, anni 90, quello che volete voi, ma questa palla di energia che si muove con le scosse attorno a lui mi sembra bellissimo. Oltre al fatto che poi quando c'è anche l'apparizione della tavola rotonda dall'alto della Justice League, mi fa impazzire che le, come lo che torna anche qua, appunto un vecchio topo torna anche qua, che le sedie di ognuno abbiano lo stemmino, cioè Flash si siede sulla sedia che ha una saetta e Batman quella col pipistrello, in modo che nessuno sbagli dove sedersi, che dici cosa cambierebbe sedersi da un'altra parte, ma non importa, sono queste cose molto fumettose che ci danno un'idea di tavola rotonda un po' da Re Artù, per non chiedere chissà se l'Ancillotto sedeva da un'altra parte o sempre nello stesso posto, non lo sappiamo, sicuramente Wonder Woman siede sempre lì, e questo è una cosa carina. Quando poi inizia il recruiting dei nuovi eroi è una cosa che mi emoziona, perché c'è questa idea appunto del cercare nuove leve che mi piace. Sì, io volevo aggiungere una scemata che non c'entra niente, però nella Justice League di Joe Kelly, che vedremo dopo, c'è tutta una battuta sulle sedie, perché a un certo punto le sedie cambiano e ti dicono che le sedie sono cablate per il peso di tutti, quindi diciamo che non ha colpito solo te. Io sono d'accordo con l'avvocato, perché è anche che mi è piaciuto tantissimo, un po' perché per me Superman Blu è, nella scaletta qualcuno ha scritto parliamone, capolavoro assoluto, sono io. Io credo che Superman Blu sia una delle cose più fighe della Terra e più usate male della storia. Quello che diceva Filo mi ha colpito, perché dice che è un numero da un certo punto di vista anche leggero. È vero, perché il recruiting che fanno dei vari membri
è effettivamente leggero, perché c'è Max Mercury che arriva e dice: ma sono venuto qua solo perché me l'hanno chiesto. C'è Hitman che fa una battuta grassoccia. C'è Danno che è un personaggio minore, tutto così. Quindi è un numero che secondo me gioca molto su questa frusta emotiva, che sembra tutta una boiata e poi diventa tutto serio, e comunque i cattivi stanno facendo i cretini, perché poi il Dottor Tomorrow è entusiasta perché è riuscito a creare un altro robot che è diventato buono, e quindi dice: ah guarda, sono talmente matto che creo una macchina che distrugge il mondo e in realtà creo un altro salvatore dell'universo. Quindi secondo me ci gioca molto su questa cosa. Secondo me resta un numero molto bello, molto potente. Non è il mio preferito, arriviamo nella saga successiva, però anche a me ha colpito molto la questione della parola. Sono appunto d'accordo con quello che diceva l'avvocato, continuare sarebbe solo ripetere. Devo dire che oltretutto secondo me c'è forse, se non il miglior lavoro di Porter, almeno in questi primi numeri, ma un paio di vignette secondo me sono veramente importanti, e soprattutto eccellono su un aspetto su cui magari all'interno di una serie così supereroistica si fa meno caso, perché lo sguardo vuoto e terribilmente malinconico allo stesso tempo di questo androide, secondo me ha qualcosa appunto di fortissimo. Sembra quasi penetrarti, guardarti, sembra quasi ti stia fissando dalla tavola e ti stia guardando, e trasmette secondo me appunto una tristezza, come chi fin dal primo istante in cui è, diciamo, stato messo al mondo sa già come andrà a finire la sua vita. E c'è un senso di inevitabile appunto in quello sguardo, che secondo me è davvero notevole appunto, e che è un qualcosa che risalta all'interno appunto di altre tavole, ovviamente, che danno il loro meglio nell'esplosione muscolare dell'azione, che sicuramente non manca mai. Non manca ovviamente nella saga successiva, quindi nei numeri 6 e 7, dove, tanto per tenere le cose sul tranquillo, che facciamo? Andiamo a sfidare, andiamo a fare a manate con gli angeli. Sta arrivando sostanzialmente l'apocalisse sulla Terra, e qui Giova, so che c'è la tua tavola e il tuo momento preferito. Sì, purtroppo non posso farne mistero. Cioè, sostanzialmente appunto ci viene rivelato che oltre a Lucifero, un altro angelo che si chiama Asmodel, quando c'è stata la grande ribellione, lui ha fatto finta di niente e ha detto: io aspetto 5 milioni di anni e poi torno e faccio casino. Torna sulla Terra e, siccome a Morrison non era permesso usare Hawkman, inventa questo personaggio che si chiama Zauriel, che è un angelo, quindi come Hawkman ha le ali, però rispetto a Hawkman c'ha una spada di fuoco e c'ha l'urlo sonico e mille altre menate, che siccome si è innamorato della ragazza di cui era l'angelo custode, arriva sulla Terra e avvisa la Justice League, di cui poi diventerà membro e di cui poi Mark Millar scriverà una miniserie parallela, che non andrà poi da nessuna parte. Diciamo che c'è uno dei miei momenti preferiti, perché oltre agli angeli ci sono anche il diavolo, cioè Neron, che è questo demone, con tre demoni che sono Wrath, Abzenegar e Gust, che sono di nuovo dei vecchi nemici della Justice League, che intanto stanno spostando la Luna dal suo polo magnetico. Quindi 300 cose assieme, tutte una più folle dell'altra, però c'è questo momento che secondo me rappresenta perfettamente quello che è l'essere figlia del tempo e l'essere senza tempo allo stesso modo di questo ciclo, che c'è appunto Asmodel che sta pestando la Justice League a manate, e arriva Superman, e questo Superman blu elettrico completamente diverso, che non sappiamo da dove venga, non sappiamo perché sia così, e c'è l'angelo che gli urla: arrenditi, in traduzione Panini cedi, in traduzione Planeta giù, e Superman gli risponde: mai. E per me resta questo momento bellissimo, perché tutto sembra diverso, tutto cambia, eppure quando non c'è speranza, tutto sembra perduto e il mondo sta andando a catafascio, lui arriva perché sembra proprio un lavoro per Superman. E questa secondo me è proprio la poesia assoluta di questa menata, di cui leggo troppo, perché appunto alla fine è un tizio fatto di energia che si picchia con un toro con tre facce, che quindi dice: vabbè, forse un po' too much, però io sono così, sanguigno. No, però la cosa bella che mi piace di questo arco, che ovviamente torna al, come dicevamo, all'azione supereroistica più alta, come dicevamo, è che c'è più spazio anche per il resto della Justice League per, diciamo,
prendersi il proprio momento. Ovviamente Superman, lo hai appena citato, un momento altissimo, ma lo stesso la resistenza di Wonder Woman che blocca e viene poi aiutata anche dagli altri, quella, la nave che sta sostanzialmente, questa arca, potremmo chiamarla così, che sta crollando sulla città e resiste e continua a dire tipo Pereira non cadrai, Pereira non scenderai, ora non ricordo qual è la traduzione perfetta, e appunto c'è spazio per Wonder Woman, c'è finalmente uno sviluppo anche del rapporto tra Kyle e Wally, quindi questo superamento di questo scoglio iniziale che Wally pensava che Kyle fosse sostanzialmente uno che passava di lì, quasi un usurpatore del ruolo di Lanterna Verde, e comunque qui forse fa un po' la figura tra virgolette dello scemo, per così dire, Flash, che rimane bloccato. Però la cosa che vorrei chiedere soprattutto a Ale Filo è questo continua tourbillon di azione continua e quasi senza sosta. Abbiamo detto l'unica, abbiamo fatto quasi una pausa col numero 5, anche se comunque anche all'interno di quello c'era comunque tante botte. So, come lo trova? È forse troppo pesante, diciamo, succedono troppe cose, o è solo, diciamo, l'abitudine diciamo al nuovo corso che predilige una narrazione molto più decompressa e quindi in cui tra virgolette succede molto meno? Cioè io penso questo numero oggigiorno sarebbe un arco intero, sarebbero 5-6 numeri. Sì, no, ma infatti tu prima chiedevi a Filo quanta distanza c'è rispetto all'oggi, e questo sicuramente è vero, però non è solo all'oggi, lo diciamo un po' all'inizio, cioè probabilmente quell'epoca lì, anni 90, anni 2000, poi tantissimi bellissimi che abbiamo fatto in questi 3 anni quasi, quindi dicevi prima, quindi ribadiamo che sono 3 anni, in questi 3 anni sono poi quell'epoca lì, ci ricordiamo alla fine tantissime cose che abbiamo visto sono tutte fine 90, inizio 2000, perché forse è anche il tipo di narrazione che comincia lì, che è quello poi, come modo di raccontare, che è ancora molto presente. Quindi non so se dirti se è una distanza solo cronologica, è un modo di fare, questo sicuramente sì, che oggi è nella grande maggioranza dei casi diversa. Però quello che qua, allora tu dicevi, è pesante questo fatto che succedono così tante cose. Ovviamente è una questione anche di gusto, nel senso che a me piace più quando è un po' più decompresso e si ragiona un po' di più, però è un mio gusto personale, ovviamente, non è che debba essere scritto nella pietra. Però quello che mi interessa di più è verificare se in uno stesso lo stesso autore, in un altro momento, che poi non sono 200 anni dopo prima, ma qualche anno dopo, in altre run lunghe, ha lo stesso tipo di narrazione, perché è chiaro che non possiamo paragonarlo appunto a, che so, Arkham Asylum di turno, ma anche nemmeno a Superman, però o Batman o agli X-Men, forse gli X-Men ancora di più, che sono una narrazione corale per definizione, come questa, non c'è un singolo personaggio al centro. E mi chiedo, sì, è un po' di tempo che non la leggo, la run di X-Men, però l'abbiamo fatto un bellissimo sull'inizio, lì non mi sembrava ci fosse quel tipo di successione di eventi così corposa, o meglio c'erano eventi grossi e importanti da subito all'inizio, ovviamente, però mi sembra che ci fosse meno tanta roba continuamente che susseguiva. Qui c'è un'ulteriore particolarità del fatto che, essendo il punto di partenza, l'idea per cui abbiamo un Pantheon di fronte a noi, le minacce devono essere delle minacce immani perché possano causare, non dico un brivido, ma quantomeno un pericolo, e quindi o sono marziani oppure sono angeli caduti e chissà ancora cosa dopo, anche se poi qua, secondo me, alla fine dell'arc ci sono delle cose appunto interessanti e magari poi ci arriviamo, però è chiaro che alzando sempre così la posta si arriva a molta azione, a molti scontri, anche perché appunto i nemici sono per definizione degli turbo nemici, non ci può essere il gangster di strada, altrimenti non ci sarebbe neanche bisogno della Justice League. Quindi se tu mi chiedi la domanda, è troppo tutto questo evento? Per me un pochino sì, però quello che mi sono chiesto leggendolo è se è una questione cronologica, cioè quel tempo lì, come dicevi anche tu adesso, o se è stato l'autore, però l'autore non è un autore che sa solo fare così. Cioè, anzi, è un autore che ha fatto anche cose molto diverse. Quindi cosa, qui mi interessa appunto il tuo da morresonologo, cambia o è cambiato poi nel tempo? È che lui è talmente abile, potrebbe essere, che è capace perfettamente di individuare il tipo di narrazione in base a quello che vuole dire e i personaggi che vuole trattare, e quindi sa fare A con A, B con B e C con C, cosa non banale. Sappiamo che molti autori
bravissimi a fare A e fanno A con tutti i personaggi che hanno di fronte, perché quello sanno fare. È questo, oppure è un'evoluzione, un cambiamento? Cos'è secondo te? Ma in realtà, secondo me, più o meno l'approccio rimane lo stesso su tutte quelle che sono state le, possiamo dire, le principali comunque cose e, diciamo, soprattutto storie scritte da Morrison. Forse quella che ha, che si distacca un po' di più dalle altre è la sua run su Action Comics, che aveva proprio l'obiettivo di ripresentare un Superman alle origini in una versione molto più terrena rispetto a quella a cui eravamo abituati e che loro stesso ci avevano abituati, ad esempio con All-Star Superman, quindi riportandolo un po' alle sue origini socialiste e di lotta anche di diciamo di rappresentate di araldo degli oppressi, mi verrebbe da dire. Ma in realtà anche quello che abbiamo visto con Batman nella sua run trova di fronte sostanzialmente al diavolo, o colui che crede, sostanzialmente dice di essere il diavolo, per riassumerla nel modo più conciso che posso trovare senza andare a dilungarmi in una quindicina di episodi. C'è sempre l'altro, c'è sempre la sfida verso qualcosa che banalmente non è normale, qualcosa che esce dalla nostra comprensione, qualcosa che ci deve lasciare a bocca aperta. Poi ovviamente sono tutti tipi di narrazione che il fatto che sia più o meno compresso o decompressa dipende anche dal momento. Nello stesso appunto Randy Batman servono 6 numeri per il ritorno di Bruce Wayne quando magari ne bastavano 2. Allo stesso tempo all'inizio di Batman e Robin sono tutti archi narrativi da 3 numeri, e nel giro di 15 Dick e Damian affrontano tutto quello che possono affrontare in una situazione simile a quella che abbiamo visto qui, ovviamente parametrata, diciamo, tra virgolette, con scontri ovviamente su 2 personaggi più piccoli come poteri, però l'approccio più o meno è lo stesso. Su Lanterna Verde è tutta un'altra narrazione ancora, è quasi una struttura quasi episodica, quasi da one shot, che poi porta avanti una narrazione e una struttura di fondo, ma che comunque può quasi essere letta, diciamo, al modo di Giova, quindi prima il 2 e poi l'1, mi viene da dire. Però in generale ci sono tante cose diverse, ma qui si trova comunque quello che è nelle lunghe run e nelle gestioni un pochino più corpose è sempre adottato. Lo stesso Doom Patrol è un'altra run che è super un condensato super denso di avvenimenti e di cose che succedono, con livelli di concetti dal basso cacciatore di barbe a la fine di tutti gli universi, quindi secondo me JLA è un esempio proprio che è un bignamino tra virgolette di Morrison, che ovviamente può essere e deve essere espanso e approfondito su tutte le altre cose che hanno scritto, anche e soprattutto quelle non direttamente legate ai supereroi, magari nella produzione precedente soprattutto legata alla rivista 2000D, ma qui c'è un po' di tutto. Filo, noi non siamo solitamente grandi fan dell'azione o comunque delle grandi continue botte, quindi anche a te soprattutto con te sarei curioso di sapere, diciamo, qual è stato l'impatto di questi primi 9 numeri così di corsa, diciamo. Ma ci sono tante cose che mi sono piaciute, che appunto tutta la sottile vena comica, che poi non è così sottile, ma è sottile perché
Ha tante piccole vignette. Il momento, appunto, poi nello scontro con la chiave in cui Connor deve usare la freccia pugno o la freccia boomerang, Flash che riordina la Watchtower cambiando la disposizione dei trofei. Tutti questi piccoli momenti che punteggiano un po' la narrazione, che sono molto divertenti e aiutano un po', appunto, a diciamo digerire la grossa epicità. Allo stesso tempo non è proprio il mio genere preferito, ecco, quello dei super gruppi, in cui principalmente il focus in questi primi numeri non è tanto nell'interazione fra di loro quanto nella loro interazione con le sfide che hanno di fronte. Preferisco un approccio, appunto, un po' più sopoperistico all'X-Men nel caso del mio gruppo di eroi, ecco. Però non è che non si faccia leggere questa Justice League, anzi, proprio perché c'è tanta azione, poi comunque la lettura è piacevole, anche se un po' per la narrazione scelta, un po' appunto perché bisogna dare spazio ai tanti personaggi che appunto sono i membri della Justice League, più le nuove aggiunte, più là e più qua e più là, forse dal punto di vista grafico è la cosa che paga un po' di più, con tante vignette molto piene e una narrazione anche negli scontri che non è proprio il mio gusto personale, ecco. Cioè, il momento che diceva Giova è uno dei pochi anche in cui, appunto, si dà a questa, come anche l'esplosione in cui si sacrifica l'androide o la cyborg, come vogliamo definirla, nel numero 5, quando finalmente Porter può aprire un po' di più l'inquadratura, cresce, diciamo, i miei gusti. Quando deve quando gestisce un po' l'azione con queste vignette verticali o piuttosto d'altro, è un po' meno di mio gusto. Sì, perché è densa non solo la narrazione, ma è densa anche ovviamente quello che viene riportato su tavola. Come sottolineava Filo, Porter ha poco spazio, diciamo, per permettere, come diceva giustamente, di aprire l'inquadratura, di dare appunto respiro all'azione, ma proprio perché succedono così tante cose, cioè così tanti personaggi da seguire, così tanti avvenimenti, in realtà ci troviamo spesso a costruzioni che hanno 5, 6, 7 vignette per pagina, con una strutture che non sono mai regolari, ma alternano panel verticali, panel orizzontali in campo largo, o addirittura sovrapposti con figure che magari, proprio per l'imponenza, proprio per la grandezza che devono anche restituire, emergono e sovrastano anche la griglia, come dicevo, non regolare. E se da una parte dà un senso veramente di che manca il respiro, perché si è continuamente coinvolti, continuamente presi da quest'azione, dall'altra parte io invece li trovo veramente fantastiche nel modo in cui portano avanti, appunto, tutto quello che deve succedere. Cioè, c'è un'altra sequenza molto bella nel momento in cui Kyle e Wally combattono contro l'Hyperclan nei primi numeri, in cui ci sono questi quattro panel orizzontali uno sopra quell'altro, e c'è questo disco a mo, questa specie di disco lanciato dall'Hyperclan a mo di Captain America, che prima rimbalza verso Kyle, poi arriva Wally, lo raccoglie al volo, lo rilancia, e noi seguiamo tutto il movimento di questo disco, che poi rifinisce in faccia al cattivo, sostanzialmente. E di questa è solo una delle tanti esempi che potrei fare, ma anche la stessa, secondo me, intanto a me è piaciuto molto anche il design proprio, ad esempio, degli angeli, soprattutto i Zauri, di quelli. Come diceva Giova, sostanzialmente un toro con tre facce, però con tutti questi occhi, me ha gasato, pur lo sapete benissimo se ci ascoltate un po', non è che, non essendo proprio sto grande fan dell'iconografia anni 90, diciamo, di cui invece Giova so che sei un grande appassionato.
No, vabbè, grande appassionato no, è che obiettivamente di tutte le cose Superman Blue è la cosa che ha ogni appassionato di fumetti, cioè il mio primo fumetto che mi ha regalato mia nonna c'era Superman Blue e quindi io da ragazzetto dicevo bellissimo e clamoroso, crescendo vedevo tutti che dicevano fa schifo e quindi io mi sono un po' nascosto e poi invece da grande ho detto ma sai cosa, chi se ne frega, per me è figo e resta figo. E sì, diciamo che la cosa che è interessante poi da discutere, poi levando poi l'estetica che è sicuramente diversa ed è anche diversa se avete poi visto Howard Porter disegnare di recente, perché c'è stato un periodo in cui l'autore ha avuto un incidente al nervo della mano e quindi è stato un anno fermo a guidare autobus, cosa che peraltro ha fatto anche Christopher Priest quando si faceva le pause, quindi chissà cosa e se, che connessione c'è fra guidare i pullman e fare i fumetti. E quindi ha inventato un nuovo modo di disegnare, quindi adesso l'Howard Porter che vedete è un po' più sporco, forse secondo me molto bello rispetto a quello che vedete in questa serie che è più pulito. Secondo me una cosa che è sempre interessante di questa serie è come Morrison scriva più storie di concetto più che storie. Cioè rispetto a dire, anche di nuovo tornando a quello che si diceva prima, la caduta di Daredevil, Morrison non ti vuole raccontare la caduta di una persona, ti vuole raccontare come si possono fare i supereroi, qual è il concetto di speranza e tutto il resto, restando sempre ancorato all'epoca del fumetto. Perché, per quanto prima l'avvocato diceva che è forse riduttivo dire che questo è un continuo ciclo di citazione agli anni 60, e io per tutta questa puntata ho fatto il pedante dicendo «Ah, come questa cosa?» Secondo me è fatta proprio apposta. Cioè, anche il ciclo di Batman di Morrison, anche la Doom Patrol di Morrison, tutto quello che fa a livello supereroico è sempre calato nel concetto di quello che c'era prima e di come si può trasformare, ma sempre restando quello che c'era prima. Alla Marvel, Stan Lee diceva che i lettori vogliono non il cambiamento, ma l'impressione del cambiamento. E questo forse è proprio il modo con cui Morrison fa le storie, cioè lui vuole raccontare un concetto e come strumento usa un po' quella trappola della nostalgia, della citazione, della strizzatina d'occhio, che però secondo me è molto più garbata rispetto ad altri che invece sono proprio gomitate nel naso, come ogni tanto fa Steve Orlando, che peraltro ha scritto una bellissima Justice League anche lui, che però ogni tanto sono proprio delle gomitate, come dire, visto che anch'io ho Wikipedia e posso andare a vedere le cose strane che facevano i supereroi, almeno Morrison deduco... Da quando scrive sugli X-Men, Steve Orlando proprio si vede che è cresciuto con quell'epoca, anni 90 degli X-Men, ha cercato di metterci più personaggi possibili, più easter egg possibili e immaginabili. No, ma io la questione che dico è sempre questa. Io non è un'accusa agli autori recenti, però è vero che da quando abbiamo le wiki e abbiamo le raccolte di i supereroi dimenticati, è molto più facile recuperare cose che si pensavano scordate, apposta perché non si deve andare a scartabellare come facevano gli autori vecchi negli archivi polverosi della Marvel. E quindi probabilmente Morrison c'è anche cresciuto con la Justice League di Gardner Fox, e se non c'è cresciuto se l'è letta e si vede. Però appunto non è una strizzata d'occhio più garbata rispetto a quelle che sono proprio... Guarda! Gomità, però. Ehi, sì, esatto. Ehi. Che quelle invece trovo abbastanza intollerabili. Non che Morrison ogni tanto non faccia anche questi momenti di citazionismo cattivo, però secondo me è proprio una questione di più che tutto il resto è fumo negli occhi, l'azione, le botte, va bene, ok... Questa è una storia di speranza. Voglio raccontarti la speranza e come viene declinata da persone diverse. Vabbè, intanto sì, volevo dire che bellissima la frase di Joe su tra Stan Lee sull'impressione del cambiamento. Diceva per i lettori, ma potrebbe anche essere per gli elettori che hanno questa cosa della speranza del cambiamento, o l'illusione del cambiamento perché il cambiamento vero e proprio. Ma poi l'esempio basic che dicevate giustamente sulla questo continuo ritorno al passato di Morrison o prenderne atto. Noi poi, come sempre, essendo immersi in letture magari un pochino più elaborate o facendo sempre di sovralettura, eccetera, tendiamo a dimenticare le cose più banali, ma la run di Batman di Morrison si apre con l'idea che 20 anni prima il protagonista aveva conosciuto biblicamente un personaggio, ci ha procreato. Quella cosa che era successa nel fumetto, ma che era rimasta lì. E invece poi quel figlio oggetto della procreazione diventa un personaggio fondamentale per decenni di Batman. Cioè, la stessa essenza proprio della run di Morrison di Batman parte da una cosa del passato ripresa e riportata nel fumetto. Quindi questa cosa c'è sempre, ovviamente. Poi a volte è una citazione, come diceva Giovanni prima. A volte invece non è una citazione, ma è un riprendere un filone smarrito qua e là.
Diceva è molto più facile oggi, e certo è ovvio che è molto più facile oggi perché tutti possiamo sapere tutto, l'accesso alla conoscenza è illimitato, tutte cose che sappiamo benissimo, però c'è anche modo e modo, perché se lo prendo nel fare la sensazione d'occhio può essere simpatico, ma lascia un po' il tempo che trova. Se traggo un filone del passato per creare da nuovo un personaggio che avrà una grande fortuna editoriale, e allora una capacità diversa, perché sul passato edifico, e lì si vede secondo me l'autore che ha una certa capacità di lettura, ma anche di innovare tutto insieme, insomma, e lì si vede quello che è veramente capace. E a proposito di riprendere concetti del passato, con questo possiamo collegarci direttamente all'ultimo arco, appunto, che un po' l'abbiamo accennato, vede protagonista soprattutto Connor Hawke, che vede come nemico, come villain, The Key o La Chiave, e che sostanzialmente è anche qui una riproposizione di qualcosa che oggi siamo sempre più soliti vedere, quindi gli Elseworlds, ma che ai tempi mancavano da un po'. Quindi sostanzialmente la Justice League viene messa sotto scacco appunto da questa chiave, e noi vediamo appunto, intervallato dall'azione di Connor che cerca di farsi strada nella Watchtower, appunto i nostri protagonisti alle prese con queste tempi e diciamo immaginazioni e di mondi alternativi. Quindi abbiamo un Kal-El, quindi un Superman che vive su Krypton e diventa Lanterna Verde, vediamo un Batman anziano che è in pensione con al fianco Selina, e il cui posto è stato preso da Tim e dal figlio di Batman e Selina, quindi forse già una mezza idea a proposito di figli di Batman c'era, e Aquaman in un'altra situazione, Wonder Woman, devo dire quello più strano mi verrebbe da dire, una mezza versione di, con un simile Colin Trevor versione di Indiana Jones, anche se lì cioè forse il momento preferito in cui gli zombie nazi vengono sconfitti mostrandogli la svastica al contrario, cioè la svastica quella buddista, e un momento molto Morrison mi verrebbe da dire, e che diciamo ci porta verso il finale di questa prima avventura, questa diciamo prima parte, perché sostanzialmente anche, come dicevamo, l'arrivo di Connor è anche, come abbiamo detto anche precedentemente, un modo per Morrison per inserire, andare ad ampliare appunto la Justice League e per connetterla un po' più diciamo al resto dell'umanità. Elseworld, come dicevo, particolari, e non so se vi ha divertito di più vedere gli Elseworld o sostanzialmente il villain che ha il potere della droga, cioè non lo so. Potere della droga molto bello, devo dire. Sostanzialmente, cioè non è che dice soltanto sì, ho aumentato i miei poteri con sostanze psicotrope fino a aprire la mia mente al massimo, e che ricorda un po' come si chiamava il film? Limitless. Ormai io ho in mente solo la parodia di Macho, quindi no, tutto il resto è stato è stato cancellato. Però sì? No, dicevo a me che me ne frega, io tanto c'ho il diesel. No, io devo dire che in realtà mi ha divertito di più appunto Connor che deve imparare a usare le frecce trucco, perché sono un grande fan delle frecce trucco. E un po' anche perché meno vedevo su tavola quel Joker vecchio, meglio era per me, perché è veramente inquietante, e perché temo per il futuro dei miei capelli che finiscano come i suoi. No, è Gilardino, se avete fatto caso, questo gioco, i capelli di Gilardino. E no, appunto, anche perché questo è più per colpa mia e delle letture, diciamo questi futuri con Batman anziano cominciavano a essere un po' diciamo fuori dai miei gusti, e quindi mi sono divertito. Non la prima volta che l'hai visto. Esatto, mi sono divertito di più diciamo nella parte principale, anche
anche se il Superman Lanterna Verde era una cosa a cui non avevo pensato. Quella è forse la scelta che mi ha stupito di più, anche forse ha detto no, ho troppi Elseworld, altrimenti vediamo di metterne un paio assieme. Però molto bella la Batmobile del futuro, che sembra tipo più che un pipistrello, uno squalo, un pesce, una cosa del genere. Sì, anche qui una mezza citazione di Dark Knight Returns, dell'arrivo ovviamente del mega tank, Bat tank. Peraltro, di nuovo, anche qua le storie Elseworlds in cui Batman aveva un figlio con Catwoman e Robin diventava Batman e Robin era il figlio di Batman e Catwoman è di nuovo una citazione anni 60, così come la Wonder Woman col costume bianco è del periodo di Robert Cunninger, quando Wonder Woman non aveva superpoteri, e possiamo andare avanti all'infinito. Superman Lanterna Verde, se vogliamo proprio fare i fini, Alan Moore l'aveva fatto il primo Superman Lanterna Verde, creando il Daxamita, quei poteri di appunto con l'anello. Direi una cosa che non abbiamo detto, che però questi tre numeri sono disegnati da Oscar Jimenez e non da Howard Porter, e sicuramente secondo me è uno stacco interessante, perché appunto in un mondo tutto psichedelico, tutto psicotropo, forse Howard Porter, che è un po' più solido, sarebbe stonato un po' di più. Qua invece secondo me Oscar fa un ottimo lavoro a creare anche tutte queste cose un po' strane, tutte queste espressioni anche un po'... Non c'è una vignetta dove c'è Catwoman anziana che dice è impossibile, non ci puoi lasciare qui, e c'è questa faccia disperata che secondo me rende molto bene, apposta perché c'è un tratto diverso, forse un po' più fine e meno muscolare. Sì, sicuramente è un bello stacco, anche molto più leggero, anche forse l'Aquaman un po' più particolare, e per dire c'è la bellissima tavola che forse è la più bella di questi numeri della Splash, con Superman appunto col costume da Lanterna Verde che arriva dopo aver sostanzialmente mandato nella Phantom Zone Joker. È sicuramente notevole. Ultima nota, il numero successivo, che è Secret Fights and Origin, che è uno dei tanti speciali che ogni tanto usciva sostanzialmente e che dava un po' di backup in più su determinati personaggi, è sostanzialmente un prologo, come dicevamo, e avviene sostanzialmente prima del primo numero 1, vede il ritorno di Starro, che ovviamente è il primo storico villain della Justice League. La cosa che mi fa più ridere è che sostanzialmente si apre con un poliziotto che, non so, è Stan Lee o non è Stan Lee? Cioè, sono io che ci leggo troppo, ci vedo troppo? È uguale, dai. Lo devo ricercare perché... Ah no, sì, è lui. Palesemente. Però vabbè, al di là di quello è un'altra... Anche perché c'è un LFF appuntato sul petto, vedo adesso, riaprendolo. Quindi come se fosse LE, però ormai siamo diventati al complottismo, quindi... Sì! Però sì, forse è lui davvero. Sì, sì. E, ok, nel terzo anno entreremo nella fase complottista di fumettocrazia. Ormai è raggiunto, prima o poi. È raggiunto questo momento, inevitabilmente. Ok, allora, a Giova il movimento preferito o tavolo preferito l'ho già chiesto. Ale, ne hai uno tuo? No, beh, il mio numero preferito, l'ho detto, è il numero appunto 5, Donna del Domani. Per un momento specifico... Allora, dal punto di vista narrativo, quello che dicevamo appunto, la parola che c'è non c'è, dal punto di vista però anche dell'immagine, questo numero secondo me è forte, ma no, perché Superman Blu è forte, e so che appunto dovete soffrire voi che non avete apprezzato questa cosa, oltre al fatto che mi fa ridere quando lui arriva da Batman e gli dice ma non vieni che stiamo riunendoci, lui fa, c'è il cappellaio matto che c'ha un problema qua in Piazza del Duomo, se mi lasci un attimo arrivo dopo, e c'è questa dicotomia che ogni tanto viene fuori, perché quello in tutto questo casino, mentre combatte i diavoli e gli alieni, c'ha anche i criminali di serie D, che anche perché poi quello fa anche delle cose turpi e atroci, però deve amministrare un po' il tutto, quindi insomma no, io dico questo numero sicuramente. Ok, Filo, una tavola, un momento. Se devo scegliere la tavola è quella nel primo numero con gli angeli, quando c'è Mangatron che sta affogando nella sua disperazione, è appunto quella vignetta in cui appunto c'è questo robot gigante, appunto molto in stile manga, sott'acqua, di cui emerge solo la mano. Il design è molto molto bello, e poi un debole anche per nello scontro con i marziani, quando il boss dei marziani Protex si mostra la sua vera forma,
la prima volta, e appunto tutta quella sequenza in cui inghiotte, appunto torna normale con questa lingua, avvolge Superman e lo inghiotte quasi, mi è piaciuta molto. No, a me sono piaciuti anche a me comunque i momenti con Superman Blu, e questa è una caratteristica che, spoiler, sarà un po' di tutta la gestione, cioè il modo in cui attraverserà tutti gli anni 90 sostanzialmente, e quindi diciamo dovrà anche fare conto con tutti i grandi cambiamenti che gli altri personaggi subiranno nel frattempo, e già nella prossima puntata ne vedremo qualcuno, ma il mio momento preferito ovviamente Bat Related, e il momento nel terzo numero, se non ricordo male ora, dopo che l'Hyperclan lo ha dato per morto e lui invece si prende tre di questi marziani, crea una linea di fuoco circolare intorno a lui, e poi c'è questa vignetta in campo largo comunque abbastanza centrata sul proprio volto, con quando volete voi, mentre si schiocca tipo le nocche, insomma inevitabilmente un gran momento per noi amanti dell'uomo che si veste come un pazzo da pipistrello. Se vuoi io ho una seconda vignetta preferita, posso giocarla. Sempre in quel numero a me fa impazzire Flash che segue il marziano velocista che ha addestrato per correre veloce e usare la sua velocità in modo tattico, e praticamente ricicla il fatto che nei vecchi fumetti di Flash fossero inserite delle pagine di scienza chiamate Fatti Flash, e la ricicla inventandosi che fosse una cosa che faceva Barry Allen, e c'è questa scena di Wally West che fa il giro del mondo e fa aumentare la sua massa fino a infinita e colpisce uno forte come Superman col pugno che ha la massa di una nana bianca e lo fa volare via, e quello mi fa veramente impazzire perché è proprio stupido. Però è bello perché proprio esplode da una vignetta a quell'altra, cioè proprio pow. Sì. E poi quello è il momento fighissimo di Flash, appunto, che dicevo, che poi però si conclude su nulla di fatto, però sì, quello è proprio bello. Gasa assolutamente. Anche in quel numero, a questo punto chiudiamo, siamo negli anni 90, c'è un punto in cui Flash dice sì, e io sono Cindy Crawford, che se oggi lo legge uno dice ma Cindy Crawford adesso magari è un giovincello, non sa esattamente chi sia, però qua è considerata appunto talmente iconica che uno può dire ma sì, sono Cindy Crawford, come se oggi dicessero boh, sono Margot Robbie, non so. E guarda Ale, non è neanche la più proprio anni 90, verso la fine, vi faccio questo meno spoiler, ci sarà una roba che io ancora oggi mi chiedo come sia potuta essere pubblicata, perché è proprio capsule anni 90, fa molto ridere. Bene, e allora anche per questo motivo, e non solo questo, ovviamente dovrete continuare a seguirci nei prossimi episodi della nostra lettura in compagnia, per così dire, il nostro ciclo di bellissimi dedicati alla JLA di Morrison e Porter. Ma oltre a questo, come farlo ovviamente lo sapete, ma ve lo ricordiamo perché siamo qui apposta. Lo potete fare seguendo Fumettocrazia su tutti gli aggregatori di podcast, ovviamente, che voi utilizzate normalmente, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente seguiteci sui social cercando sempre Fumettocrazia, venite e entrate nel gruppo, diciamo, di discussione in cui, come già detto, parliamo sì di fumetti e delle puntate già uscite e che usciranno, ma ovviamente anche, diciamo, di tutta quella grande sfera che di più o meno interesse tra videogiochi, serie TV, film, e anche qui chi più ne ha sempre e più ne metta. Ovviamente tutti questi link li trovate, oltre vi ricordo ai due libri consigliati, nella descrizione dell'episodio, dove andate a cliccare su quei maledetti link. E detto questo, credo che le pappardelle finali di averle dette tutte, non rimane che prima di tutto ringraziare il nostro best ospite ever, Giova, e grazie, e ci sentiremo più avanti sicuramente, e grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, spero di non essere stato troppo pedante, ma purtroppo io questo ruolo, sapere le minuzie e ricordarmi che i fumetti degli anni 60 sono un gusto acquisito, quindi li racconto bene, poi in realtà non sempre sono così divertenti come li racconto. No, assolutamente, e ci fa piacere anche per quello, cioè fai bella pubblicità a quello di cui parliamo. Ovviamente Giova lo potete trovare su principalmente su Instagram, o anche su Twitter, o X, o come preferite chiamarlo, Comicsverse 101, comunque anche questo trovate il link ovviamente nell'episodio. E detto questo, grazie avvocato, e
anche con lei. Ci sentiamo alla prossima. Grazie, saluti a voi, saluti anche agli altri ospiti che più volte sono sentiti dire che erano spreferiti rispetto a quello di oggi, quindi è anche bello sapere che li abbiamo messi in un secondo piano. Sentiamo alla prossima puntata. Vai. Ovviamente solo per una questione di numerosità di presenze, noi, ovviamente le nostre porte sono sempre aperte, e a proposito, di nuovo, abbiamo già in programma nuovi episodi speciali che però arriveranno un pochino più avanti. Detto questo, l'appuntamento rimane che darlo a Filo, con cui invece ci sentiamo, direi, prestissimo, perché settimana croccantina questa, di prossime uscite, diciamo, di oggi, di fumetti, proprio oggi e domani. Assolutamente, assolutamente, abbiamo la nuova versione di Willy e Coyote, di cui sono grandissimo fan. Best backup dell'anno, già assegnata e premio creato in questo momento. Quindi di nuovo grazie Giova, grazie Ale, grazie Filo, anche da Giorgio Ceragioli è veramente tutto. Questo era Fumettocrazia, episodio 164, ci sentiamo alla prossima, ciao!